Ben ritrovati su Nuoto Livorno Channel. A completare il quadro delle interviste è Gabriele Landini, al quale chiediamo un bilancio personale sulla sua seconda esperienza in natura a Johannesburg. Buongiorno a tutti, è stata un'esperienza fantastica. Ormai mancano soltanto 2 giorni alla fine di questo collegiale. Il tempo è stato dalla nostra parte perché, a parte piccoli momenti di temporali, poi c'è stato sempre il sole. È stata un'esperienza super positiva perché siamo riusciti ad allenarci in modo costante, in modo serio e anche però nei pochi momenti di svago a divertirci visitando zone caratteristiche di Johannesburg e anche parchi di divertimento, casinò, quindi è stata un'esperienza più che positiva. Ecco appunto, domenica la visita a Soweto in quella che è la vera Africa. Sì, ieri siamo stati appunto domenica, siamo stati nella vera Africa, in quell'Africa veramente povera che è Soweto, piccola parte in periferia di Johannesburg, dove abbiamo potuto notare la vera faccia dell'Africa, quella che ti guarda veramente negli occhi e ti fa capire che siamo veramente fortunati ad avere tutto, in poche parole noi, perché ci sono delle persone molto più sfortunate di noi, quindi la visita a Soweto è stata un'iniziativa molto, molto bella che noi tutti i ragazzi abbiamo apprezzato. Bronzo assoluto nel 2011 nei 200 farfalla, adesso Gabriele è pronto a riprendersi una poltrona importante nel ranking italiano. Sì, esatto, dopo l'ultimo anno in cui mi sono allenato molto bene, sì, l'anno scorso, però non è andato come speravo, quest'anno spero sia l'anno buono per ritornare in quel podio assoluto che tanto mi manca e tanto mi ha fatto gioire 2 anni fa. E cosa ti aspetti dai campionati regionali che si svolgeranno la prossima settimana a Livorno? Beh, tra 4 giorni inizieranno i campionati regionali e per noi toscani sono una vera e propria battaglia perché almeno a livello maschile sono molto competitivi, soprattutto nella gara dei 200 delfino ci siamo io, Turrini, Beni, Bussolin, Bruni, tutta gente da finale agli assoluti. Quindi non vedo l'ora di iniziare questa manifestazione e spero di divertirmi come sempre. Per Nuoto Livorno Channel è tutto, ci ritroveremo a Livorno proprio durante i campionati regionali. Ciao!